dagli stranieri, tanto da aver incantato anche l'attore Kevin Costner, presente in questi giorni per girare uno spot pubblicitario. E ieri sera è andata in onda, Striscia la Notizia, l'esilarante consegna del tapiro al sindaco Vincenzo De Luca, un momento imperdibile dove De Luca non si è smentito, tenendo testa a tutte le battute del giornalista Valerio Staffelli, definito un sarchiapone. Sentiamo tutti i dettagli. Non si è lasciato minimamente scalfire neanche dalla consegna di un tapiro Vincenzo De Luca. Ieri imperdibile consegna staffelliana al sindaco di Salerno per quella chiamata al governo mai arrivata. Secondo gli autori del programma, infatti, il sindaco ha meritato il premio per essere stato cancellato all'ultimo minuto dalla lista dei sottosegretari di Renzi. Un buon motivo per sentirsi attapirato. In realtà la troupe televisiva è andata di buon'ora a bussare direttamente a casa del sindaco, ma De Luca ha voluto dare appuntamento a Palazzo di Città. Disponibile quindi, ma senza esagerare, Staffelli e il cameraman si sono ritrovati direttamente nella stanza del sindaco, dove hanno filmato l'importante consegna. Il tutto è durato poco più di mezz'ora, abbastanza per destare l'attenzione di tanti curiosi che hanno notato subito il personaggio televisivo. Staffelli, lei è un sarchiapone, è stata l'apertura del servizio esilarante in cui De Luca ha tenuto testa a tutte le battute del giornalista di Striscia. Al termine dell'incontro la troupe è stata invitata a fare un giro turistico del municipio. De Luca su Facebook ha poi ringraziato Staffelli e Striscia. Grazie a Valerio Staffelli e agli amici di Striscia.